Noi continuiamo a parlare di questo tema perché, oltre alle parole del leader di Unica Taxi CGIL, insomma, che abbiamo appena ascoltato di Giacobbe, sono arrivate anche le parole di Loreno Bittarelli, leader questa volta del 3570, che invece ha ostentato una grande soddisfazione, si è detto decisamente soddisfatto perché, a suo avviso, queste tariffe permetteranno di dare garanzia di trasparenza ai clienti nelle tratte più a rischio. Mi pare di capire invece che, per esempio, il Partito Democratico è concorde con Di Giacobbe. Lo chiediamo al vice capogruppo del Partito Democratico in Campidoglio, l'onorevole Fabrizio Panecaldo. Buonasera. Buonasera Buonasera a voi. a lei, benvenuto qui su 99.8 di Radio Yes. Insomma, assimilavamo le sue posizioni a quelle che abbiamo appena ascoltato da parte del leader di Unica Taxi CGIL, Di Giacobbe. Avendo letto, insomma, alcune delle sue dichiarazioni in merito a questa novità sui taxi, a suo avviso una tutela della trasparenza e dell'equità, o no? Guardi, intanto partiamo da una riflessione. Noi siamo stati tante, tantissime ore in consiglio comunale o come si chiami oggi, In assemblea Assemblea capitolina. Capitolina, per parlare di regolamento sui taxi. Sì. E dopo circa 2 anni l'unica cosa che è cambiata è la tariffa. In termini di trasparenza, diciamo, si fa un passo avanti e poi se ne fanno due indietro perché intanto la ricevuta automatica che salvaguarda la gran parte, la grandissima parte dei tassisti onesti, ma non c'è nemmeno bisogno di appellarli come onesti, la gran parte dei tassisti e soprattutto poteva salvaguardare, diciamo, i tanti turisti che ovviamente si affacciano a Roma e quindi hanno magari difficoltà anche a capire o non conoscendo la città. Ebbene, di quello non c'è traccia. Se non nelle parole scritte sui giornali e sulle interviste rilasciate dall'assessore alla mobilità, perché sulla ricevuta automatica non si stanno facendo passi se non passi da lumaca perché non si vuole attuare questa innovazione approvata all'unanimità dal Consiglio. Per quanto concerne le tariffe, è stato fatto un vero e proprio guazzabuglio e noi siamo pronti anche a verificarlo da qui a 3 mesi se le parole che diciamo sono prive di fondamento, siano prive di fondamento o meno. E mi spiego. Sulle corse brevi, cioè quelle che riguardano l'80% delle corse dei tassisti, l'aumento auspicato che doveva, diciamo, doveva essere maggiore rispetto probabilmente a quanto è stato fatto dalla Giunta. Perché dico maggiore? Perché sulle corse brevi 1 euro, diciamo, poco incide sulla corsa complessiva. Sulle tratte lunghe si rischiava di pagare da Fiumicino alla periferia di Roma oltre 90 euro e siccome questo meccanismo non funzionava si sono messe, diciamo, sul tappeto 11 nuove tariffe, almeno così era fino a ieri, perché ieri siamo andati in commissione, abbiamo chiesto di verificarle sul campo con i vecchi tassametri e con il nuovo, probabilmente questa mattina c'è stata una profonda riflessione e sono state cancellate 4 tariffe predeterminate e sono state lasciate solo quelle dei nodi di scambio. Cos'è cambiato? Dal punto di vista sostanziale qualcosa è cambiato, nel senso che si è tolto di mezzo tantissima confusione e tantissimo caos. Era prevista una tariffa Fiumicino-Fregene che vuol dire tutto e non vuol dire nulla. Erano previste 2 tariffe, una da Fiumicino verso la nuova Fiera di Roma, a dir poco esorbitante nelle richieste della categoria. Sono state lasciate le tariffe predeterminate su nodi di scambio, ma rimane il fatto che questa cosa genererà confusione. Noi abbiamo chiesto a voce alta e solenne che si lavorasse molto di più anche con il governo per quanto concerne le accise sulla benzina e oggi sappiamo che quello sarebbe potuto essere veramente un aiuto per la categoria. Oggi è un mezzo papocchio, oggi per noi è un mezzo papocchio, lo diciamo con serenità e con rammarico perché noi abbiamo cercato di contribuire molto per la riforma del regolamento, vorrei ricordare appunto la ricevuta automatica che oggi
adesso Alemanno abbiamo detto che vuole l'assessore Aurigema, ma nacque, diciamo, dalle mie mani, perché io lo scrissi materialmente, lo feci firmare ai consiglieri aggiunti per non dare troppo nell'occhio, perché insomma sono conosciuto dentro l'aula e quindi, diciamo, le mie cose si reggono con particolare attenzione. Ma poi fu appunto sottoscritto, approvato da quello che oggi è l'assessore alla mobilità Aurigema. Abbiamo messo nel regolamento le colonnine taxi in ogni stazionamento, perché abbiamo tantissime stazioni taxi non dotate di colonnina, perché pensiamo infine che quelle saranno utili quando si otterrà finalmente il numero unico. Uh-huh. E quello vuol dire molte più corse per i tassisti. Considerate che ci sono 2500 tassisti che non hanno il radio taxi. Sì. Oggi noi sentiamo ed ascoltiamo molti tassisti che sono sinceramente preoccupati, perché guardate, aver messo una tariffa anche questa predeterminata da Fiumicino a dentro il raccordo anulare di 70 euro fino a 70 tetto euro massimo, si dice, esatto. Cioè se il tassametro dovesse superare insomma 74, 70, diciamo esatto, è 70. 70 e va bene, fidiamoci che tutti quanti dicono no, guardi, c'è la tariffa predeterminata, quindi non paga più di 70 euro. Ma 70 euro oggi vuol dire mettere, diciamo, i tassisti in una situazione di tremenda difficoltà rispetto ad alcune categorie che possono offrire un servizio anche migliore volendo a una tariffa molto più bassa. Basti pensare ai noleggiatori con conducente, io penso che oggi siano molto contenti i noleggiatori, perché questa amministrazione che tanto voleva bene ai tassisti li ha ammazzati sulle corse lunghe, perché è di tutta evidenza che un romano preferirà prendere un NCC insomma rispetto. Ma se deve andare a Fiumicino non ci penserà due volte, chiamerà un noleggio e andrà con un noleggio, prenoterà la macchina e andrà con la macchina. Oggi, diciamo, nei primi mesi questa cosa non sarà evidente, ma le dinamiche del mercato sono assolutamente prefigurabili, e quindi da qui a sei mesi, ad un anno, vedrete che avremo le compagnie che si lamenteranno perché magari è diminuito il traffico dalla città verso Fiumicino con i taxi. Purtroppo sarà così, e siccome di questo molti tassisti sono consci, hanno chiesto una modifica di queste tariffe. Noi non è che la pensiamo come l'unica taxi, diciamo che ci troviamo comunque d'accordo nella stessa riflessione e con le stesse preoccupazioni. Per troppo tempo si è detto che il Partito Democratico fosse contro i tassisti e che il Popolo di Libertà fosse a fianco dei tassisti. In realtà noi abbiamo cercato di contemperare le legittime esigenze degli utenti e dei consumatori insieme a quelle dei lavoratori. Mi scuso di questo settore, cioè noi facciamo gli amministratori e cerchiamo di deliberare erga omnes per tutti, non possiamo guardare a un pezzo di categoria di società lasciando l'altro allo stato brado senza alcuna regola. Un po' di saggezza in più avrebbe portato questa amministrazione a fare meno danni. Purtroppo questi sono danni. Guardi, si fu fatta una scelta nel 2007, giusta o sbagliata non lo so, ma stavolta sindaco Peltroni decise di aumentare le tariffe del 17-18%, adesso non ricordo l'aumento. Quindi, diciamo, aumentò direttamente lasciando le tariffe 1 e 2 inalterate. Oggi l'unica cosa buona è che era stata tolta la tariffa 2, perché come sapete, diciamo, alcuni erano usi utilizzare la tariffa 2, che era molto più onerosa per tutto il tragitto da Fiumicino verso il centro, e quindi arrivavano delle botte incredibili. L'unica cosa positiva è l'abolizione, per il resto è gran confusione. Rispetto a ieri un pochino è stato fatto un passo avanti, questo lo riconosco, perché probabilmente la battaglia politica ha pagato, perché di fronte alle nostre rimostranze stamattina forse non hanno tenuto su queste 11 nuove tratte predeterminate, quindi ne hanno portate solo 5. Resta il fatto che appunto almeno per noi c'è confusione e sarà difficile
che questa confusione porterà del bene alla categoria e anzi gli sottrarrà lavoro, purtroppo. È stato molto chiaro, onorevole, insomma, nella spiegazione delle posizioni e soprattutto delle motivazioni che vi hanno spinto, ecco, che l'hanno spinto nello specifico a rilasciare le dichiarazioni che siamo andati a commentare in apertura. Seguiremo passo dopo passo poi anche l'iter e gli effetti di questa delibera. Intanto siamo a ringraziarla come sempre della disponibilità. A presto. Grazie a voi, grazie a voi, grazie buona serata. All'onorevole Fabrizio Panecaldo, consigliere del Partito Democratico. Noi ci fermiamo qualche istante.